Il 73° anniversario della liberazione dal nazifascismo. La cerimonia ha inizio con gli onori alla bandiera. Interviene il signor Leonardo Zucchini a nome dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Buon pomeriggio, buonasera a tutti. Carissimi cittadini di Montegrotto, sono molto contento di essere qui con voi. Sono molto felice di essere stato invitato a nome dell'ANPI per il 25 aprile. Sono proprio contento, io faccio il sindacalista, ho lavorato molto qui nel bacino termale, ho lavorato per fare il contratto dei lavoratori termalisti del bacino termale euganeo, sono contento di tornare in questa veste per celebrare il 25 aprile qui con voi. Permettetemi questa nota del tutto personale, ma ci tenevo proprio anche per presentarmi, per farvi sapere chi viene qui a celebrare il 25 aprile a nome dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Buonasera a tutti, ripeto il saluto, cari cittadini di Montegrotto. Buon 25 aprile. A nome dell'ANPI, grazie al vostro sindaco e grazie all'amministrazione comunale per l'invito che ci avete rivolto. Saluto tutte le autorità civili, militari e religiose. Vi ho già detto in parte chi sono, vi dico perché faccio parte dell'ANPI, ho aderito all'ANPI, io che sono del 53 e quindi sono nato 8 anni dopo la fine della guerra e dopo la liberazione. Mio padre è stato partigiano combattente, siamo emiliani di famiglia, quindi nelle campagne del Bolognese mio padre ha combattuto da 22enne in quelle terre, da rappresentante partigiano nella zona di San Pietro in Casale ha comandato la brigata a cui si sono arrese le truppe della Wehrmacht. Un ufficiale tedesco grande come una casa gli ha consegnato la pistola il giorno della liberazione. Gli ha presentato, si è arreso a un ragazzino, praticamente oggi sarebbe un ragazzino, con i pantaloncini corti e ha consegnato l'arma per poi risalire, diciamo, verso nord attraversando il Reno, il ponte sul Reno. Io ho ereditato questa memoria, per questo motivo e anche per altre convinzioni di carattere politico, ideale, culturale, ho aderito quindi all'ANPI ritenendo giusto che fosse necessario portare avanti questa tradizione, questi valori,
anche in una associazione che purtroppo è un'associazione che non potrà rappresentare per sempre partigiani combattenti viventi, ma che nello spirito intendono esserlo e intendono essere portatori e rinnovatori di questi valori e di questi significati, che si trovano tutti nella nostra Costituzione. Ecco perché sono dell'ANPI, ecco perché sono contento di essere qui con voi, di rappresentare quello che è stato il valore dei partigiani per i cui partigiani si sono battuti, tutti i partigiani che avevano tutti i colori politici dell'epoca, dai monarchici ai comunisti, dai socialisti ai repubblicani, repubblicani, liberali, cattolici, non cattolici, democristiani o meno. Lo erano tutti partigiani perché erano tutti antifascisti e condividevano il valore dell'antifascismo e l'azione per sconfiggere il fascismo, per far uscire l'Italia dal fascismo, dalla dittatura e farla uscire soprattutto da una guerra distruttiva e devastante. Oggi però noi siamo in festa e credo che sia molto bene, molto giusto che il 25 aprile sia una festa e sia vissuta come tale. Abbiamo un motivo in più per essere oggi in festa e per godere e rallegrarci, perché è l'anniversario della liberazione. Essere liberati, esserci liberati, aver contribuito a liberarci come popolo e come paese e come nazione è stato un fatto assolutamente straordinario, di grandissima importanza. Oggi è il 73° anniversario della liberazione. Il 25 aprile 1945 moriva il fascismo, la dittatura, l'oppressione, la violenza, il sopruso, finiva la guerra e la distruzione. Rifioriva la libertà, libertà proprio quella che noi viviamo, siamo abituati a vivere. Nasceva un'Italia nuova, giusto fare festa, quindi andare a spasso oggi. Molti siamo qui, non siamo andati a spasso, ma è come essere andati a spasso perché stiamo festeggiando. Quindi andare sui colli, al mare o alle terme, come fanno magari molti cittadini e molti turisti. È la festa della liberazione e della libertà. Liberazione dal fascismo e dal nazismo, due feroci dittature create tra l'altro in due paesi civilissimi all'epoca, tra i più civili che fossero conosciuti sulla faccia della terra, i più antichi, di più antica civiltà, eppure lì nasceva il fascismo, nasceva il nazismo, in Italia e in Germania, alleati nel compiere i peggiori crimini che la storia e l'umanità ricordino. Questo è un dato storico ineliminabile. Festa oggi per ricordare chi ha lottato e dato la vita per la nostra libertà e per dare un futuro ai giovani di allora e ai giovani di adesso. Anche questa è una cosa che dobbiamo sedimentare nella nostra memoria, nella nostra mente e nel nostro cuore. Perché è da allora che viviamo liberi, liberi da quando siamo nati. Non è mai successo nel nostro paese che fosse possibile questo dato. Siamo liberi, viviamo liberi, siamo nati liberi, viviamo liberi e viviamo liberi e in pace. Un altro dato che non si è mai verificato in tutte le generazioni che ci hanno preceduto, ovviamente prima della guerra. Pace e libertà, quindi, un binomio di grande significato con un grande effetto pratico sulle nostre esistenze, sul nostro modo di vivere e di affrontare la vita, quello di affrancarci da un sentimento terribile, che si chiama paura. Chi ha vissuto nella dittatura, chi ha vissuto la guerra, ha vissuto nella paura costante. Noi questo sentimento non lo viviamo con quella intensità, abbiamo altre paure di cui parliamo sovente anche nel nostro confronto, nella società e nella politica. Ma non ha l'intensità e il peso e l'impatto di quella paura, la paura fisica che opprime oggi, continua a opprimere gran parte dell'umanità al di fuori dei nostri confini. La paura, quella vera, quella che ti toglie il respiro, perché temi per la sorte di te stesso e dei tuoi cari in ogni momento della tua vita, della tua giornata. Quindi facciamo festa oggi,
per tutti noi cittadini normali. Noi cittadini normali abbiamo il diritto di fare festa oggi, vorrei dire quasi il dovere di fare festa. Tanto più festa se vissuta nella consapevolezza di quanto sia preziosa la libertà di parlare, di muoverci, di viaggiare, di divertirsi, di studiare, di crescere i figli, di pregare il proprio Dio, di votare, eccetera, eccetera, eccetera. Io credo che queste siano cose su cui non vale la pena di riflettere al di là dell'ovvietà che sembra apparire o trasparire da un ragionamento di questo tipo, da questo messaggio. Oggi facciamo festa, ma domani queste cose diciamole a chi ha nostalgia di Mussolini o di Hitler. Diciamole queste cose a chi ha nostalgia di Mussolini e di Hitler. Rispondiamo sui social a chi vorrebbe il ritorno al passato, a quel passato, a quel passato, che ha quei nomi e quei cognomi e quelle responsabilità sul groppone, a chi inneggia alle reggi laziali che hanno espulso gli scolari, i bambini, i ragazzi dalle scuole, dalle aule in quegli anni dopo le leggi razziali, a chi inneggia ai campi di sterminio, non con una caricatura, ma rievocandoli come una soluzione ai problemi della società. Ripetiamoli tutti insieme come cittadini democratici di ogni colore politico che ci riconosciamo nei valori e nei principi della Costituzione. Insieme esprimiamo vicinanza e solidarietà oggi qui al sindaco di Montegrotto, alla sua amministrazione comunale per le pressioni subite da militanti antifascisti. Vi richiamerei e farei un appello a esprimere in modo concreto la solidarietà in questo momento al sindaco e all'amministrazione comunale. Approfittiamo sempre, come normali cittadini democratici, approfittiamo di questo momento e esprimiamo solidarietà e gratitudine a tutti coloro che per dovere, abbiamo qui i rappresentanti dei carabinieri, delle forze dell'ordine, o volontà operano contro la illegalità, contro la mafia e il terrorismo. Altri tre grandi motivi e grandi realtà nemiche della libertà, nemiche di quella libertà a cui abbiamo accennato fino ad ora. E sollecitiamo ogni potere pubblico e privato a promuovere una stagione di giustizia sociale, di cui abbiamo un bisogno tremendo di giustizia sociale, di lotta alla povertà e al disagio esistenziale soprattutto delle persone più deboli. Questo è un valore da cui non dobbiamo distaccarci e che dobbiamo praticare per essere coerenti con i valori della resistenza e della Costituzione repubblicana. Dobbiamo impegnarci per il lavoro e soprattutto per il lavoro ai più giovani, per assicurare un futuro alle nuove generazioni, alla nuova e alle nuove future generazioni. Questo rientra nel nostro dovere di cittadini che si richiamano ai valori di cui ho parlato poco fa. Non lasciamo questi argomenti in mano ai neofascismi o ai neofascisti. Questi sono argomenti nostri e su questi dobbiamo esprimere tutta la nostra volontà e il nostro potenziale di iniziativa e di impegno come cittadini democratici. Sediamoci impegnati ad essere degni di chi ha fatto la resistenza e di chi si è sacrificato per regalarci la libertà. Impegniamoci ad essere cittadini in gamba. Impegniamoci ad essere cittadini seri. Impegniamoci ad essere cittadini che danno esempi positivi ai cittadini, agli altri cittadini, a chi, alle persone con cui lavoriamo e con cui viviamo. Miglioriamo questo paese. Siamo insieme, vogliamoci un po' più di bene,
anche di questo abbiamo uno straordinario bisogno in questo momento. In questo momento storico di passaggio, di trasformazione, in cui c'è incertezza, in cui c'è indeterminazione, abbiamo bisogno di riprendere un po' le redini del cavallo, abbiamo bisogno di prendere le redini del cavallo, no, e tenerlo a bada per costruire il nostro futuro. Io ho finito così il mio intervento, molto breve e non formale, molto di cuore, perché ci tengo nel momento in cui parlo con voi di trasmettere dei sentimenti, dei valori. Credo che sia questo il modo che noi dobbiamo recuperare per imparare a ricostruire anche una convivenza civile fatta di serietà da una parte, ma anche di serenità e di fiducia reciproca, senza la quale non si costruiscono prospettive positive. Per questo diciamo insieme, come si dice in queste circostanze, viva il 25 aprile, viva la Resistenza, viva la Costituzione e viva l'Italia, viva il nostro paese, viva il nostro popolo. Vi ringrazio infinitamente. Buona serata a tutti. Buona serata a tutti. Dei ragazzi Nicola Corradini rivolge un saluto ai presenti. Buongiorno a tutti, come ha già detto io sono Nicola Corradini, il sindaco dei ragazzi di Montegrotto. È un onore rappresentare insieme alla mia consigliera tutti i bambini e i ragazzi di Montegrotto Terme, in questo giorno che è una festa importante. Io frequento la seconda media e non ho ancora studiato questo periodo storico, ma negli ultimi anni mi è stato spiegato cosa rappresenta il 25 aprile 1945. È molto importante ricordare e festeggiare questa data, che ha dato inizio al periodo di libertà in cui oggi noi viviamo. Oggi in tutta Italia si commemora in Italia si commemora la fine di un periodo orribile e ricordarlo deve portare a rafforzare in noi l'impegno a perseguire i valori di giustizia e pace. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.
Il sindaco Riccardo Morandello rivolge un saluto ai presenti. Carissime concittadine, carissimi concittadini, signor sindaco dei ragazzi, autorità religiosi, militari, associazioni partigiani e combattentistiche. È forse uno degli onori più grandi prendere la parola come sindaco di Montegrotto Terme in questa giornata così importante e pregna di significato per l'intera nostra nazione. Oggi celebriamo la festa della liberazione dal nazifascismo ed è proprio dalla lotta al nazismo e al fascismo che ha trovato linfa vitale la nostra democrazia. È da questo giorno che è iniziato il vero riscatto del popolo italiano dopo 20 anni di barbaro dominio fascista. Un dominio foriero di morte, lutti e sventure ad ogni livello. Il 25 aprile è una data che per ogni italiano è un giorno imprescindibile, al quale oggi non si può rinunciare e al quale non si dovrà rinunciare nemmeno nel futuro. Il 25 aprile è il Natale laico della nostra libertà, a cui non rinunceremo mai, con buona pace di chi vorrebbe il contrario, di chi vorrebbe abolirlo il 25 aprile. Una giornata di gioia che oggi commemoriamo con lo stesso slancio con cui vissero i nostri genitori, i nostri nonni, i nostri bisnonni. Quello slancio che ebbero dopo aver vissuto nell'Italia fascista, un'Italia provata e segnata dagli orrori, dalle tragedie di un conflitto che mandò al macello tantissimi ragazzi. Un'Italia che seppe però sopravvivere al terrore e alle barbarie dei fascisti e degli invasori tedeschi. La liberazione però non avvenne per caso, ma solamente grazie all'azione eroica, tenace e senza indugi delle formazioni partigiane unite nella resistenza. Partigiani di tanti e differenti orientamenti politici, perché è sempre bene ricordare che la resistenza e la liberazione appartengono a tutti gli italiani senza distinzione. Chi non si riconosce nei valori della resistenza nega anche la propria italianità. Chi rinnega la resistenza non può definirsi italiano. Nello striscione esposto davanti al municipio vediamo camminare assieme Enrico Mattei, democristiano, Luigi Longo, comunista, Raffaele Cadorna, capo delle formazioni militari, poi democristiano, Ferruccio Arri, azionista, Sandro Pertini, socialista, Riccardo Lombardi, azionista e poi socialista, Fermo Solari, azionista, Ugo La Malfa, azionista e poi repubblicano. Partigiani di differenti orientamenti politici che dopo aver combattuto la tirannia furono tra i principali protagonisti dell'Italia repubblicana. Nello striscione si vogliono quindi simboleggiare tutti i partigiani, con una menzione particolare a quelli che sacrificarono le loro vite per la nostra libertà. Rendiamo qui onore, oggi come allora, alle brigate d'assalto Garibaldi, legate al Partito Comunista, alle brigate autonome guidate dai militari, alle brigate del popolo legate al mondo cattolico, al Partito Popolare, alle brigate Mattini legate al Partito Repubblicano, alle brigate di Giustizia e Libertà legate al Partito d'Azione, alle brigate Matteotti legate al Partito Socialista. Al giorno d'oggi dobbiamo avere il coraggio di tornare a parlare del 25 aprile senza timore, per tenere aperta la conoscenza delle nostre radici, poiché l'esercizio della memoria è l'unico strumento che ci permette di trovare uno slancio positivo nel futuro. Assistiamo quotidianamente a tentativi di derive autoritarie, di mistificazioni storiche che hanno sempre più breccia nella società e che come cittadini e come istituzioni dobbiamo avere il coraggio di respingere. Alcuni movimenti di estrema destra si stanno riorganizzando sul territorio e stanno occupando spazio politico e mediatico. Movimenti che travisano il ventennio mussoliniano
e che non lesino di dichiararsi di rifarsi al fascismo. Tutto ciò costituisce un fatto grave e pericoloso, perché facendo strumentalmente leva su alcuni problemi, tentano di accreditarsi come associazioni e soggetti politici per bene, quando in realtà sono i primi a non rispettare le leggi dello Stato, in primis la nostra Costituzione. E se qualcuno è convinto che per arginare questo fenomeno basti l'azione giudiziaria, si sbaglia. Serve anche una risposta politica, serve una risposta culturale, ed è proprio con spirito partigiano che il Comune di Montegrotto Terme ha adottato un provvedimento che impedisce la concessione di strutture e spazi pubblici a chi non rispetta i valori scritti nella nostra Costituzione, quelli che rigettano il fascismo in tutte le sue forme. Non è un atto eroico quello della nostra amministrazione, ma un dovere che ogni istituzione dovrebbe perseguire. Le varie offese e intimidazioni avvenute non ci tolgono il sorriso e la gioia di saper di aver fatto la scelta giusta. Il fascismo, come ogni altra forma di terrorismo, si alimenta di paura, ma chi ha fede nei valori della resistenza non conosce paura, ma solo gioia e tenacia. La festa della liberazione dal nazifascismo ci continua a dire che i totalitarismi sono sempre dietro l'angolo. I nuovi fascismi, politici e telematici, hanno indossato le nuove maschere del web e dei social network e continuano a respirare. Sta con la nostra azione di farli smettere. Liberiamoci dalla zavorra di neo-oscurantismi. Facciamolo per noi e per tutti i partigiani che hanno sacrificato la loro vita per la giusta causa della resistenza. La memoria del 25 aprile non deve dividere, ma unire e ricordare a tutti che saranno gli ideali della resistenza per costruire un'Italia più giusta e più sicura. Il popolo italiano è capace delle più grandi cose quando lo anima il soffio della libertà. Viva l'Italia e viva la resistenza, oggi, domani e sempre. Consegna della Costituzione italiana ai rappresentanti dei neo diciottenni.
che invito a presentarsi al sindaco. Sara Marcolongo. Giorgia Vettore. Giorgia Chiaratti. Zoroaster Riccardo. Se c'è qualcun altro, si avvicini. Zabu Carlo Alberto. Giacomo Tramarin. Nicola Corradini legge l'articolo 11 della Costituzione italiana. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. Promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
cerimonia è terminata. L'amministrazione comunale vi ringrazia per essere intervenuti e vi augura una buona serata.